Mette e le donne siciliane, dove di mucche non ce n'è affatto. Anche lì il consumo di calcio dietetico, non importa da quale fonte, in Alto Adige era più del doppio del consumo di calcio in Sicilia, ma l'osteoporosi era enormemente più diffusa in Alto Adige che in Sicilia. Sarà merito delle arance, che pure di calcio non è che ce ne hanno granché. Vedete come la medicina moderna sa essere ancora fallace e non perfetta. Pertanto, i latticini sono un alimento tradizionale. Io non ho avuto grandi difficoltà fin dagli anni '80, quando accompagnai l'uscita dei miei due libri, a trovare simpatia e solidarietà quando scatenavo le mie ire contro lo zucchero. Ma quando ho toccato il latte sono cominciate a volare uova e pomodori. E quello è un argomento assai più difficile, perché il latte ha una mistica ben precisa. Quella mistica è una confusione, è un equivoco. Oggi succede ancora con gli amici che si buttano affannosamente, avendo capito, era ora, che è meglio non usare il latte di mucca e il latte degli animali, peggio ancora quello artificiale delle centrali, quello cioè commerciale, e si buttano sul cosiddetto latte di soia, latte di riso, latte di avena, latte di miglio, eccetera. Perché? Perché hanno il chiodo del latte in testa. E ve lo dico io perché. Perché sono stati educati in maniera non scientifica ma pseudo-religiosa a pensare latte uguale tette, uguale mamma, uguale amore. Tre cose bellissime, ma non viene da nessuna delle tre. La soia o il riso non sono certamente una mamma. La mucca stessa non gliene può fregare di meno di te. Lei è mamma del vitellino. L'hanno già traumatizzata strappandoglielo, mungendola con la macchina e tutto quanto. E lei comunque l'amore per te non credo ce l'abbia. E in ogni caso non è un amore del quale possiamo godere. Noi possiamo godere dell'amore nostro tra di noi e della nostra madre. Ma è un'altra cosa. Quell'amore lì viene dal latte prodotto dai seni di una donna. Potrebbe essere persino un'altra donna se la tua mamma non c'è o non ce l'ha. Ma non certo una mucca. Ho un'ipotesi per finire. La mia ipotesi è solamente tale. Io non sono uno scienziato, i miei ricordi, avete visto prima quando ho parlato del virus con lui, sono piuttosto affievoliti, l'università l'ho fatta troppi anni fa. Figuratevi che neanche mi parlavano del sistema immunitario. Abbiamo scoperto il sistema immunitario grazie all'AIDS. La mia ipotesi è questa, è stato menzionato, mi pare, nella conferenza precedente, le malattie autoimmuni. Autoimmune significa le cellule umane combattono altre cellule umane nello stesso organismo. Questo è terrificante, è la nuova frontiera della malattia degenerativa. Sul cancro trovano dei palliativi, ma si muore ancora. Sull'AIDS, eccetera, grande truffa. Malattia cardiaca, eccetera, eccetera. Però c'è una nuova frontiera terrificante, perché la malattia si evolve sempre. Pure lei, vedi le allergie, no? Quante ce ne sono. La malattia autoimmune, ci sono molte centinaia di malattie autoimmuni, sclerosi multipla, sclerosi a placche, artrite reumatoide, diabete, soprattutto quello giovanile, e molte altre sono ipotizzate o quasi sicuramente riconosciute, SLA, eccetera, riconosciute come autoimmuni. Altre saranno scoperte o si evolveranno. Cosa vuol dire autoimmune? Vuol dire la massima schizofrenia. Su un piano, sto facendo un'analisi non scientifica, un'analisi più spirituale. Autoimmune vuole dire la persona riconosce, non sa riconoscere parti di se stessa, le combatte e le distrugge. Il tuo sistema immunitario distrugge come fossero dei nemici, come fossero degli antigeni, delle cose tue che non sa riconoscere. Perché non le sa riconoscere? Evidentemente non sono così tue, non sono così umane. E cioè umane, e cioè quelle proteine ad alta specificità che compongono gli alimenti tutti portano dietro l'impronta, se vogliamo genetica, ma non voglio entrare nell'ambito scientifico, l'impronta, l'aspetto, vorrei quasi dire l'anima dell'alimento e quindi dell'origine che hanno, specificatamente il latte. Il latte è altamente specifico per ogni specie. Il latte di asina è latte di asina, il latte di mucca è latte di mucca, il latte di donna è latte di donna e sono totalmente diversi.
Quando ero bambino c'era un grande attore già scomparso, si chiamava Manfredi, che faceva la pubblicità alla pura lana vergine. Prendeva sta maglia di lana, faceva così e si sentiva beh, sentite, c'è sta l'anima della begura. Lui era un ciociaro, no? Molto simpatico. Ecco, lui non era affatto scientifico, proprio come me. Cioè lui diceva, questa l'anima della pecora c'è nella lana. Lo vedete quanto è meglio la lana rispetto al terital o al sintetico, no? Io dico che il cotone è meglio della lana, ma vabbè. Il punto è, l'anima dell'alimento, particolarmente l'alimento di origine animale, c'è sta dentro. Quindi, bambini cresciuti a latte artificiale o a latte vaccino, a formaggino di capra o a yogurt di quelli che ti fanno fare la cacca, che poi è un falso anche quello. Sì, lo so, solo pubblicità. Hanno così tanti tessuti e cellule con l'anima della mucca che il corpo non la sa riconoscere come cellula sua propria e quindi la combatte. La mia è un'ipotesi del tutto filosofica e non scientifica. Ci scommetto, perché sono uno sfigato, che tra 20 anni qualcuno si prende il Nobel perché lo dimostra scientificamente e non sarò io. Però voi siete testimoni che io ve la voglio. Ce l'aveva, diciamo, su lui, che sarà così. Okay. Facciamo due parole, dai. Grazie. Mi dite il nome così magari. Io ho detto che in realtà l'introduzione del latte nell'organismo produce un ambiente acido, un'acidità, che l'organismo deve alcalinizzare, cioè deve neutralizzare. E per neutralizzare questo ambiente acido creato dal latte ha bisogno del calcio che è presente nelle ossa, e quindi praticamente succede che introducendo il latte in realtà il corpo umano consuma per neutralizzare l'acidità creata dal latte molto più calcio di quello che ha introdotto. Confermo. Mi piaceva molto. Confermo. E ho avuto anche qualche bella prova empirica. Quando tornai dall'America in Italia ebbi parecchie consulenze individuali eccetera, e una in particolare ricordo distintamente questa signora che era sofferente in maniera esagerata da artrosi e osteoporosi. Era una signora che adesso non ricordo più bene, ma avrà avuto più o meno l'età che ho io ora, vale a dire 120 anni, ma molto bene perché la dieta fa, no? E questa signora diceva che aveva proprio le ossa fragili come grissini, e io le chiesi molto onestamente, no? Dico, ma che ha mangiato lei? Ah, io sono vissuta di latte, biscotti col pane, il pane secco dentro, si usava molto, no? Era gente più povera, semplice, no? Molta gente che conoscevo io stesso da bambino fui educato a far colazione e cena a volte con latte caldo e dentro i biscotti Saiva oppure anche il pane secco. Sicché questa donna qui, stando a quello che si dice, avrebbe dovuto avere dell'ossica e neanche l'elefante. Quindi il paradosso era evidente, era una riprova pratica. Ma e dove è finito tutto quel calcio che ti saresti mangiata, capito? Allora, è chiaro ed è persino scientificamente riprovato. Io l'ho addirittura letto una volta che ero in farmacia, compravo una medicina omeopatica per chiarezza, un foglio, una di queste riviste gratuite che ti danno ora in farmacia, eccetera, in cui parlava di nutrizione e parlava del mito del calcio nel latte. In farmacia, il mio libro rivendicato 20 anni dopo, no? Dice, ma pare che la causa principale dell'osteoporosi nelle donne post-menopausa, perché è più diffusa nelle donne post-menopausa, nei maschi è più rara, sia dovuta soprattutto all'acidità relativa causata da alimenti proteici, sempre il solito linguaggio scientifico in modo che perdi già un po' dei lettori, alimenti proteici e zuccherini, cioè zucchero e latte e carne. Allora, quella ipotesi acidificante dell'eccesso di proteine, quelle famose di primaria importanza, eccola lì la vera causa. Eccola lì. Quindi la dieta moderna, ricca in cibi animali, in cibi raffinati, è la causa numero uno dell'osteoporosi. Fine. Quindi anche la carne produce. Sì. Se poi viene accoppiata un'eccessiva inattività
vale a dire una persona non è fisicamente attiva, soprattutto con le gambe, ecco che l'osteoporosi va a colpire soprattutto dal bacino in giù. In medicina cinese parliamo di ristagno dell'energia, il ristagno produce tutte le malattie. Del resto, cosa distingue il vivo dal morto? Il vivo si muove, e più si muove più è vivo. Più sei passivo, vi ricorda qualcosa? Lo spettatore televisivo. Quindi il vero consiglio medico di prevenzione dovrebbe essere: buttate via la televisione, sportivi, comprate Sky, ma vai a giocare a pallone, vai a farti una corsetta, una nuotata, no? Chiamarti sportivo perché stai seduto in poltrona a guardare i miliardari lì che corrono dietro. Fanno la zucca, no? In ogni caso, i sportivi sono impasto. Ok, quindi concordo perfettamente. L'acidosi relativa causata dall'inattività fisica e dal mangiare troppe cose raffinate, farina bianca e zucchero in particolar modo, più proteine, quindi in eccesso, latte, formaggi, latticini, carni, eccetera, causa un aggravare dell'osteoporosi, che è malattia molto lenta e quindi è reversibile o almeno arrestabile, e l'ho visto nella pratica in molti casi, ma è necessario cambiare la dieta. È un pochino anche il modo di pensare, ma vengono insieme le cose. Sì? Sì, mi ha preceduto, mi ha dato una risposta perché stava completando. Volevo domandarle se il latte e poi anche i formaggi hanno lo stesso effetto, no? Sì. E poi se il latte materno, che è molto utile per il bimbo, può essere fondamentale, può essere utile anche per l'adulto. Può essere utile il latte materno anche per l'adulto, è la seconda domanda del signor Renzo. Come mi va? Allora, la prima era dei formaggi. Ecco, il latte come alimento per l'essere umano, il latte degli animali, senza parlare dei latti trasformati, dei surrogati, eccetera, è un'introduzione molto recente, e questo crimine è dovuto all'industrializzazione, in cui, almeno bei tempi, da questo lato, avevano così tanto bisogno di manodopera, e non c'erano i romeni, c'erano gli italiani, che avevano bisogno di arruolare tutti, dai bambini di 6 anni alle donne madri. E quindi hanno inventato questa fanfaluca del potete non allattare, gli diamo il latte di mucca, così venite a fare le operaie. Lo hanno anche chiamato progresso. Pensate che faccia tosta. Invece i latticini lavorati, formaggi, yogurt, vabbè, lo yogurt è da noi è recente, è di tradizione di altri paesi, sono una caratteristica di due tipi di popoli. I popoli che non avevano facilità di coltivazione, perché campi di cereali, frutteti, orti richiedono il contadino, e il contadino è stanziale. Ma ci sono state epoche e popoli che erano estremamente mobili, i cosiddetti nomadi, i famosi mongoli, grandi utenti di latte di capra e di cammella, non avevano tempo perché erano sempre in movimento ed erano nomadi di loro natura, venivano anche da terre molto povere, molto desolate e desertiche. Sono questi i popoli che hanno utilizzato, che hanno sviluppato l'uso dei latticini. Gli animali da trasporto erano le loro centrali del latte. Ricordatevi che il guerriero mongolo, quando aveva fame o sete, incideva una ferita sul fianco del cavallo e si beveva un po' di sangue. Quindi era un filino sul crudo, quindi i latticini sono tipici dei popoli nomadi migratori, secondo dei popoli viventi in climi sfavorevoli all'agricoltura completa tutto l'anno, pertanto i popoli di montagna. Non a caso ancora oggi, anche se si è dimenticato, in Italia i più grandi formaggi sono prodotti sulle Alpi del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, del Friuli, no? E nelle zone montagnose, perché in un clima del genere la loro macrobiotica è quella di mangiare formaggi che gli danno un pochino questo strato di grasso sottocutaneo, questa energia, e in ogni caso il loro orto si limita a 2 o 3 mesi e poi è coperto di neve. Quindi vedete che c'è un'ecologia della dieta. Ma qui che bisogno c'è? I latticini lavorati hanno anche il difetto di essere ancora più ricchi di proteina e grasso,
e da una dieta di povertà e di carenza siamo passati a una dieta sovrabbondante. Ogni cibo animale, carne, salumi, pollame, latticini, formaggi, eccetera, rappresenta un concentrato di proteine e grassi, perché l'animale per produrli ha mangiato enormi quantità di alimenti vegetali, erba, cereali, eccetera. Quindi è più facile produrre degli eccessi con i latticini lavorati. Se allo stesso tempo posso parlare parzialmente bene di un formaggio genuino, non certo la schifezza, le sottilette, la robaccia industriale, ma di un formaggio genuino che ha un'elaborazione, una fermentazione, eccetera, in certe situazioni posso però dire che al giorno d'oggi se non si usa nemmeno. Oppure una persona libera e veramente in buona salute si prende la libertà di fare un uso occasionale. Perché alimentazione non va confusa con la, ma questa è una scelta individuale, non va confusa con una specie di, come dire, canone religioso. Ma io non ho mai consigliato in 30 anni e più di lavoro come consulente individuale, non ho mai consigliato a nessuno di usare i latticini. Ho lasciato concessioni qualche volta perché proprio vedevo che in certi casi era così attaccato psicologicamente, perché ancora una volta i latticini producono attaccamento psicologico. Guardate gli indiani, gli indù adorano la vacca. Siete mai stati a una cena degli Hare Krishna a Firenze? Sono carini da matti, ma ti dicono la mucca è nostra madre. Questa è una dipendenza psicologica. Essendo vegetariani non macellano gli animali, e va benissimo, però usano grandi quantità di latte di mucca. Questo li mette nella stessa posizione biologica, psicologica, dei figli della mucca, e lo dicono. In Olanda, uno dei paesi più famosi per i suoi formaggi, le dame, la roba di tutto, c'è un monumento in bronzo a una mucca, in un villaggio vicino ad Amsterdam, andatelo a vedere. La dicitura alla base del monumento dice a nostra madre. Mamma, cosa ne dici? Mamma non è d'accordo, capito? Quindi attenzione a questa confusione. Il cibo, ogni cibo ha una natura spirituale. La natura spirituale dello zucchero è produrre malattia mentale, schizofrenia e la relativa psicanalisi freudiana per cercare di curarla. Tutti quanti nati a Vienna. Il latte, dipendenza dalla mucca e confusione di tipo familiare. Non sai più chi è la tua mamma e le tue cellule anche non sanno più se sono umane o bovine. Questa è la mia tesi. Per quello che riguarda l'utilizzare il latte femminile da adulti, può andare bene per quelli che non vogliono crescere, perché è una fase biologica ben precisa. Oggi si parla molto, no? Adesso c'è i bamboccioni, no? A torto, a ragione, eccetera. Il non essere mai cresciuti è dovuto a questo fatto che molti di noi, me compreso, non hanno mai avuto l'allattamento vero, umano, materno, o se vuoi da una madre, e hanno solo avuto latte artificiale. Pertanto la loro natura spirituale, umana, è confusa, è incerta. Forse persino la mia generazione dei cosiddetti sessantottini ha contestato i genitori perché non li riconosceva più, in quanto non aveva neanche la base biologica per questo. Capito? Quindi quella base biologica non si recupera più. Era meglio fare l'allattamento al seno e poi sei prolungato quanto vi pare, quanto ce l'avete. E poi sei umano, cresci e mangi il cibo umano. Sì. Beh, però do la precedenza a chi non aveva ancora parlato. Io una domanda parlato. Al volo. Fino a quanti... Poi non so quanto c'ho perché forse... Io una domanda al volo, se scusa. Si può. Bella ragazza. Di... Ah, no, tanto è proprio attinente. Attinente, no, quindi fino a quanti anni lei consiglierebbe l'allattamento al seno di un bambino? Non c'è una regola. Però... Odio dare regole rigide, esatto. Perché il mondo moderno è fatto così e quindi io sono un contestatore nato. Certo. Però non meno di... Mia moglie l'ha allattati tutti e due una dozzina di mesi ed è stata così splendida che a un certo punto ha detto... Luca, il primo, non gli piace più il mio latte e io sono proprio stufa. È come se si fossero messi d'accordo. Il secondo, forse un mese in più, un mese in meno, ma questa è stata mia moglie. Mia madre zero, infatti io ero un rottame già da bimbo. E, come si chiama? Ho visto donne che hanno allattato 2-3 anni, quasi religiosamente,
con un forte senso di sacrificio. L'importante è capire intanto se il latte c'è, e oggi quasi tutte gli va via, se lo fanno andare via hanno paura, mi rovina il seno, vogliono tornare al lavoro, mille balle così. E se le dicono loro, e quindi poiché il latte è qualcosa di molto emozionale, prodotto dal centro emozionale, il latte segue la capoccia, no? E quindi se lo fanno andare via con le brutte o con le buone. E... però ho conosciuto donne che sono andate oltre i 2 anni, oltre i 3 anni, eccetera. Non voglio dare la regola, perché se la do poi chi non riesce a arrivarci si sente sminuito. Anzi, la regola la danno nei centri, non so io esattamente chi, le infermiere, le capo del sistema medico-sanitario, quindi io non la do. Però più lo fai meglio è, sempre che il tuo corpo vada d'accordo. Attenzione, se mangi bene è impossibile che non hai latte. Quando ti viene il vecchio Mendelssohn, purtroppo scomparso da anni, diceva: l'unica donna che non può allattare è quella che è stata asportata di entrambi i seni. Quindi tutte balle, tutte balle. Mia madre mi ha detto: la balla avevo, è una balla, è lei che non voleva, per ragioni sue. Cioè, è lei che non la mia diagnosi, la mia diagnosi, l'ho perdonata, è ancora viva, quindi quando vado a trovarla glielo ricordo: mamma, non me l'hai mai dato là. Vabbè, c'ha 90 anni. Io sono Edoardo, sì. E scusami, quando hai appunto detto allora la persona non si riconosce parte di se stessa, e evidentemente perché a livello non cellulare, sono così, a livello cellulare, quindi sì. Cosa vuol dire? Se io ho bevuto anche io il latte, però avessi una malattia, perché all'interno c'è le mie cellule, cioè ci sono ancora le cellule ovine delle ovine? No, ovine. Ci sono più. Era questo, hanno detto che ecco, hai detto anche l'anima dell'alimento sta dentro la parte di, e non ho preso, allora, sta dentro la parte. Il mio era un discorso in medicina cinese o in medicina olistica, si parla di vibrazioni, energia, non si parla di cellule. Ammetto che il discorso può essere confuso perché è qualcosa di abbastanza nuovo. Allora, proprio come diceva l'attore, con un linguaggio da attori che non sono scienziati, ma in Sugar Blues diciamo, e lo condivido, sono i poeti, gli artisti e persino i pazzi, quelli che arrivano prima a vedere la natura vera delle cose. Gli scienziati e i politici sono gli ultimi, aggiungerei anche i giornalisti. Allora, l'essenza energetica, invisibile, vibrazionale dell'animale rimane nelle sue cellule. Quando tu mangi un cibo animale, latte, carne, salame, pollo, quell'essenza rimane lì. Nei latticini rimane ancora di più. Perché? Perché il latte è veramente il primo cibo, trasformazione del sangue dell'animale o della donna, per nutrire nell'intimità la crescita delle cellule del piccolo. Quindi è molto più intimo il latte, termine non scientifico, della carne. Pertanto quel latte va a influenzare, come posso chiamarlo, il tuo DNA spirituale. Non sono in grado di dire influenzare il tuo DNA, però pare che gli ultimi studi sull'RNA parlino di mRNA che viene modificato dalla tua dieta quotidiana. Vuole dire, non è vero affatto se mio padre ha avuto il cancro al polmone, io sono un candidato al cancro al polmone. La genetica come rischio di trasmissibilità delle malattie ereditarie è stata ampiamente smentita e sminuita. Non più del 5% delle malattie, dei tumori compresi, è imputabile alla genetica. È molto più facile e probabile che sia imputabile alle scelte alimentari. Epigenetica, esatto. Pertanto, quello che ho detto era semplicemente, a forza di buttare giù latte di mucca, soprattutto nelle primissime fasi della vita, quando il tuo intero make-up, la tua intera costituzione viene fabbricata, senza contare poi i 9 mesi di gravidanza, in cui ancora di più la madre mangia in un certo modo e quindi nutre il bambino di quello spirito, oltre che di quelle proteine. Questo fa sì, secondo me, che quelle cellule umane potrebbero venire influenzate a essere un po' meno umane, un po' più bovine o caprine o cammellesche,
eccetera. Quello che è. Quello che è. Poi ecco, quando ha l'inizio, perché allora io non lo prendo più lo zucchero bianco, già, insomma, e anche il latte non lo prendo più. Tutti cerchiamo. Ho provato a assaggiarlo. Ah, ecco, no, invece. E la reazione? No, poco. No, giusto, però ora in pratica prendo il latte di soia. E anche quella alla cioccolata, io sono grande e goloso e mi piace la cioccolata, spero che tu mi dia, ecco, mi dia anche la cioccolata, come tutte le volte, se ne prendi troppo, se ne prendo troppo mi vengono, io sto nella media. Tutto insieme. Sì, ma arriviamo alla domanda. La domanda era lo zucchero, quello, non quello raffinato. So, quello che vendono anche alla Coop, quello in polvere marrone. Rappresenta solo una lavorazione in meno e qualche trattamento un po' meno violentemente chimico, decolorante, eccetera. Però la sua sostanza biochimica è quella, cioè è saccarosio. Quindi anche saccarosio in grande quantità. Saccarosio è naturalmente contenuto negli alimenti, pure nella frutta. Ma il bello è che è integrato dai minerali, dall'acqua, dalle fibre, dai grassi, eccetera eccetera, mentre preso in forma raffinata o quasi raffinata come lo zucchero integrale non è la scelta migliore. Se volete qualche indicazione pratica, perché la voglia di dolce ce l'abbiamo tutti, usate la frutta, di gran lunga la migliore fonte di zuccheri rapidi, utilizzabili, eccetera. C'è qualche cosa da dire anche sul fruttosio, ma non ci abbiamo tempo, sull'eccesso di frutta. Secondo, masticate molto bene i cibi vegetali come i cereali, e più li masticate più essi vengono dolci in bocca, perché la saliva ha gli enzimi giusti per portare fuori lo zucchero semplice dalla lunga catena di amido, e questo significa che mangiando quelli, i cereali sono la legna da ardere, lo zucchero è il fuoco di paglia, a quel modo lì tu cambi già molto le cose. E quindi il tuo fabbisogno di zuccheri è soddisfatto automaticamente. Quindi profiterò, volendo adesso negli negozi, profiterò lo cioccolato dentro la panna, cioè quello da togliere, ne parlo dopo io, tranquillo. Scusate, non so se tagliatemi voi, se ora tanto decide tu. Per quanto riguarda il miele, il miele è tutto fruttoso, troppo. Il fruttosio va dritto sul fegato senza passare sul pancreas, e mangiato in grandi quantità. Ancora una volta, io non ho mai definito, a parte lo zucchero, nessun alimento nella falsa categoria dei buoni o dei cattivi, perché questo dualismo lo voglio superare, è gli eccessi. Allora dico che l'eccesso di miele è una pessima scelta. Oltretutto, sfruttare a morte a questo modo le api è un'altra forma di allevamento intensivo molto crudele, che ha causato gravi malattie nelle api che si stanno estinguendo. Le api sono immunodepresse e sono vittime di un parassita piccolissimo che le parassita e le sta distruggendo. Le api del mondo sono una specie quasi in scomparsa a causa dell'ipersfruttamento, sono degli schiavi schiavizzati a produrre, anche perché sono nutrite nella fase invernale a zucchero per continuare a produrre, a sciroppo di glucosa. Quindi l'uomo è il più grande cannibale onnivoro, mangia tutto, che sta distruggendo il pianeta, e ben presto finiremo per mangiarci una locusta, così c'è le proteine perfette, complete, no? E quindi sul miele, cucchiaino di miele ogni tanto, chi lo vuole, chi lo obietta, fa bene a obiettarlo, personalmente non lo uso mai, ha diversi difetti, anche quello di non poter essere cotto, eccetera. Se si vuole un buon sostituto degli zuccheri nella fase iniziale, perché sia chiaro, siamo tutti ipoglicemici, siamo tutti quanti con l'intestino pieno di candida, e quindi è quella candida lì che urla per lo zucchero, non tu, tu non hai bisogno di quello zucchero, ce l'hanno tutti i tuoi parassiti che ti invadono l'intestino. La cosa migliore è masticare molto meglio, usare la frutta, usare volendo gli sciroppi di cereali naturali tipo il malto di riso, il malto di orzo e la masaka.
che è una la masake, che è una lavorazione orientale per iniziare la produzione del sake, il vino di riso. Sono cose che facevo quando stavo in America, si trova anche in commercio, io me li faccio da me. La stevia è una novità ancora con la quale sono poco familiare, ma mi sembra molto promettente. La pianta è buona, hanno cominciato a lavorarla e a fare una polverina, è ancora imperfetta, però aspetto a pronunciarmi perché ho poca esperienza e voglio avere esperienza diretta, quindi... Però mi sembra interessante, anche perché non è uno zucchero, ma è un alcaloide il suo. Sì. L'amico qua ci aveva da dire. Allora, io sì, appunto, sui sostituti, tra virgolette, sì. Cioè, detto, il bruno di canna è uguale. Il fruttosio raffinato non lo usate, non usate... Allora, se volete vi fo un pochino di buoni e cattivi, ma è un po' una fesseria così. Io nei cattivi da non usare o da usare molto poco ci metto lo zucchero bianco, lo zucchero di canna, soprattutto quello industriale, quelli del negozio bio, il Demerara, il Mascobado, antiimperialista, eccetera, però rimane sempre un saccarosio. Preferisco non usarli o usarli molto poco. Il miele lo metto anche quello negli occasionali, metto anche negli occasionali lo sciroppo d'agave che è tutto fruttosio e metto nel occasionali o mai il fruttosio raffinato che c'è in erboristeria e c'è pure alla Coop, perché è raffinato, il male vero è la raffinazione. Le api sono il loro grande amico e penso che sia un crimine usare il miele in quantità enormi, è buonissimo, ma lo userò una o due volte all'anno. Lo sciroppo d'acero per fortuna costa caro, ma non è un granché neanche lui, perché è saccarosio. Rimangono i malti di cereali, sono già molto meglio, sono più ragionevoli, ma attenti allo sciroppo di glucosio ad alto contenuto di fruttosio, che è quello che usa Coca-Cola. Quello è talmente ad alto tasso di fruttosio che è veramente tossico. Il resto lo usa Coca-Cola, se ne va. Alla larga, per carità, da tutte le robe senza zucchero, perché vuol dire che c'è aspartame, saccarina, xilitolo, maltitolo, zucchero invertito, questo e quell'altro, sono tutti tossici e chiaramente cancerogeni. La dolcezza migliore rimane la frutta, e la dolcezza di una persona che veramente ami. Grandissima Chopin, detto in due parole, grandissima Chopin, invenzione americana per cercare di incentivare il consumo di carne e prodotti animali, perché guarda caso che quelli del gruppo zero, i cosiddetti primitivi, quelli che mai come me eccetera, dovrebbero mangiare sempre carne e cibi animali, non latticini, sempre carne, perché sono primitivi, belli, la bistecca, il mammut, che seria. Non ha nessuna riprova scientifica, la riprova scientifica che proclamano è un'idiozia totale, mettono una goccina di sangue sul vetrino, dice lo metti in reazione con quell'alimento lì e si coagula oppure non si coagula, il sangue all'aria si coagula. Allora comunque. Questo dovrebbe valere anche per gli animali, anche è una pseudo cosa scientifica, il fatto che pubblicare un libro, essere molto pompato dalla pubblicità, dai giornali eccetera, senza neanche provare per almeno 30 anni. Con seri esperimenti scientifici eccetera, controprove, quindi è una teoria delle più fasulle. Le facevo questa domanda perché al di là del gruppo zero della carne, sì, e della probabile incentivazione, sì, come ha detto lei, ci sono però all'interno molte teorie legate al, come dire, alla nocività dei latticini, sì, è molto, sì, come dire, è misto, si misto, confonde un po', i no? peggiori po', sono proprio quelli che sembrano quasi avere ragione. Del resto in medicina cinese diciamo che quello che ha i vuoti della milza, i vuoti del pancreas, produce una iperattività mentale, comincia a pensare troppo. In italiano si chiama farsi le pipe mentali. Per ritornare un attimo brevemente al discorso dell'acidità del corpo che diceva prima Emo, da quello che ho diciamo, letto io, indagato un po' negli ultimi tempi, grazie al mio percorso, proprio si parlava dell'osteoporosi, no? Perché
va, il corpo ha bisogno di calcio, lo va a riprendere dalle ossa, e quindi il primo osso che si deteriora sono proprio i denti. Sì, eccolo lì. La carie. E più lì c'entra anche lo zucchero, perché i denti sono l'unico osso che ha contatto diretto con l'esterno e con i cibi, e quindi l'effetto acidificante è già immediato per l'istagno. E lì, vabbè, lì ha ragione il dentista, se c'è una buona igiene quel lato lì, ma chi segue le regole del dentista? Chi lo fa bene, almeno per l'igiene, filo, spazzolare, pulire, sciacquare, lascia stare i dentifrici, ma pulire la bocca bene aiuta. Ma non aiuta dal lato del sangue, quello solo la dieta. Se c'è l'acidità nel corpo, sei fregato lo stesso. Via, ancora una, credo, perché poi si deve chiudere. Sì. Ho letto di recente che una teoria vecchia di 80 anni, un signore tedesco di cui non ricordo il nome, aveva trovato che alla base del cancro c'è l'acidificazione delle cellule. Sì. 1931, Otto von Warburg. Ecco. Sì. Quindi torna questo. Sì, sì, sì. Nel 1931. 1931 c'era 930. Su Facebook avevano scritto un premio Nobel. Bravo. Ecco, quindi questa è la faccenda. Sì. Dai. Per chi conduce una dieta di transizione che vuole eliminare i latticini, se quindi vuol comunque consumare del formaggio, per dire, accompagnare il formaggio con della verdura verde a foglia verde può essere di aiuto, perché nel senso, perché la foglia verde, come dire, dovrebbe neutralizzare l'attività acidificante del formaggio. Può essere d'aiuto? Assolutamente. Allora, questa è la grandezza degli insegnamenti che ho colto nell'antica cucina orientale, è praticamente presente nella vecchia scuola macrobiotica, nella cucina macrobiotica. Il concetto non è affatto ci sono cibi negativi o cibi positivi, c'è intanto una dieta più umana, e quella è senz'altro una dieta più vegetariana possibile, e più locale e più integrale possibile. E poi non solo, nell'arte della cucina, che cos'è cucinare se non alchimia? La vera alchimia, altro che fare l'oro, che comunque non so farlo, se no non sarei, ma è trasmutare quel cibo e favorire il suo ingresso nel tuo corpo in modo da diventare più facilmente e compiutamente il tuo sangue. Questa è la vera alchimia. E il grande alchimista è la saliva, oltre che la tua stessa cucina, le tue stesse mani, no? Le mani d'oro. Quindi equilibrare cose come il formaggio con foglie verdi, cotte o crude, magari comunque poco cotte, la foglia verde non deve perdere la clorofilla, beh, quelle molto dure le puoi scottare 2-3 minuti. E poi ancora, poiché il formaggio è ricco di grassi, specie il caprino che è ancora più grasso del bovino, lo puoi, anziché usare lo scremato che è una schifezza, è sempre una raffinazione, usalo pure integralmente e grasso, però ci metti qualche cosa di sapore acido o piccante per metabolizzarlo meglio. E allora vedi la saggezza anche delle ricette antiche, che so io, in Italia del Nord usano quei formaggi, usano magari la mostarda, che sono quei frutti lavorati, però sono sotto zucchero, senape, è un po' forte, però è un tentativo intelligente. Il peperoncino è un'altra, personalmente favorisco di più il pepe, sono un po' un bastianetto. Ma il pepe non dice che fa i calcoli? È tutto da vedere, però in ogni caso la moderazione con le spezie è molto importante. Praticamente, più un alimento è forte di sapore, più si avvicina alla tossicità. Sì. Ecco perché lo zucchero è tossico, allora perché è troppo dolce. Il peperoncino, allora, che fa bene a tutto. Errore. Queste sono proprio regole carnivore, perché la carne è intossica. A noi uomini, sì. Il sangue, quindi fa bene anche il peperoncino. Non niente peperoncino, il peperoncino è molto violento. E tanto ti attiva il sangue quanto ti attacca il fegato, e allora diventi molto incazzoso se mangi il peperoncino, ti dà calore in testa, come dire.
Beh, io direi che può bastare. Grazie.